Filippo Carozzino, un terzo posto dedicato al pubblico che vi è venuto a vedere, non è una finale per il primo e il secondo, ma l'avete giocata come se lo fosse. Ma chiaramente il sogno era quello di giocare di nuovo la finale per vincere la Coppa, però comunque questa finale andava onorata, questa partita andava onorata per noi, per tutta la gente che è venuta qui a fare il tifo per noi. Abbiamo fatto un'ottima partita, usciamo da qui a testa altissima credo, e abbiamo dimostrato ancora una volta di meritare il posto tra le prime quattro, in questo caso tra le prime tre d'Europa. Ecco, cosa vi manca per essere al pari magari di un Madrid e di un Thuringen? Sicuramente loro sono una squadra molto forte, sono una squadra molto rodata, sono molto fisici, abbiamo visto ieri, abbiamo patito molto la loro fisicità, è normale, giocano con quattro davvero enormi, è molto difficile, però comunque ce la siamo giocata, siamo stati punto a punto e come l'anno scorso abbiamo perso negli ultimi minuti, quindi questo significa che sicuramente stiamo lavorando nella direzione giusta e speriamo già magari dal prossimo anno di essere noi a spuntarla. Ad Alfredo Marsoni, il vostro presidente, è tornato a sorriso oggi, ieri era nerissimo. Lui comunque oggi ci ha detto che voleva assolutamente che portassimo a casa questa partita, di non prenderla sotto gamba, noi assolutamente la volevamo per noi stessi, perché comunque era una partita importante, una partita che sicuramente ci può dare anche morale per l'appuntamento già che ci aspetta sabato, quindi torniamo a casa contenti, soddisfatti, è chiaro, con la speranza che magari l'anno prossimo riusciremo a fare ancora meglio e vediamo quello che succede. Siamo contenti per noi, siamo contenti per il nostro presidente e siamo contenti per tutta la gente che ci ha seguito fino qua ad Amburgo.